tutti, sono il dottor Wu dall'Italia, sono della INAO, sono molto contento di partecipare a questa conferenza e condividere con i colleghi. Il mio tema, il titolo è Medicina tradizionale cinese in naturopatia, è un ponte verso il futuro. Allora, qui vediamo, sono delle ciechi che cercano di capire come l'elefante. Ecco, perché uso questa immagine subito all'inizio? Perché, come noi vediamo da questa immagine, il cieco, non vedendo, allora dove tocca cerca di immaginare. Quindi non vedo anche l'elefante nella sua intera. Non vede l'elefante nel suo intero, quindi è quello che ognuno tocca la sua parte, la parte di questo elefante avrà delle idee. Perché questo? Perché la medicina cinese, alla differenza della medicina moderna, che ha un'idea molto chiaro, quello che noi diciamo olistico. La medicina cinese vede la persona integrare con e fa una parte della natura e praticamente è unito alla natura. Cosa vuol dire? Noi diciamo all'universo, essere umano che è una miniatura dell'universo. Quindi noi facciamo la parte a livello energetico, siamo una parte del nostro universo. Quindi ci scambiamo delle idee, ci scambiamo dell'energia. Ci scambiamo, ci condividiamo, ci viviamo insieme. Ecco, questa è un'idea importante dal punto di vista medicina cinese. Quindi, quando noi diciamo di chi, perché la stessa materia che abbiamo nel nostro universo è del nostro corpo. Quindi questa materia chi continua a movimentare in modo che noi ci scambiamo energia con il mondo, quindi con l'universo. E poi è integrare anche con il nostro corpo, che gli organi interni del nostro corpo, e sempre vivere insieme, deve integrare tra di loro, secondo il carattere dei cinque movimenti. Questo noi possiamo vedere che gli antichi cinesi, come trattano i corpi. Questi l'ho fatto una foto dal museo della medicina tradizionale cinese all'Università di Shandong, che una settimana fa è stato invitato e l'ho visitato. E quindi questi noi lo vediamo come pietra che oggi usiamo per fare Kua Sha nella medicina tradizionale cinese. È un metodo per purificare, per attivare, reagire, stimolare sugli meridiani. Ecco, una volta usava questo, che è anche molto grezzo come materia, però queste due pietre che noi la vediamo deriva dal meteoriti che è caduto milioni di anni fa nella provincia di Shandong, che dove per caso nel 2574 anni fa era nato Confucio, quindi energeticamente molto forte. Infatti, l'hanno usato queste pietre per trattare delle malattie e con questa pietra, ovviamente, seguendo la teoria della medicina cinese, le ha avuto degli effetti della guarigione. E questi invece sono che lo stesso museo, l'ho fotografato io, che noi vediamo sulle immagini a sinistra, ne ha fatto proprio delle ossa. Quegli aghi non come sofisticati di oggi, però una volta che faceva con le ossa ormai raffinati, che cercano di avere i punti, il punto proprio dell'ago, per fare il metodo antico stimolare sui punti, sugli agopunti, che è quello che oggi noi infiliamo con gli aghi
di metalli. Ecco, questo volevo dire che secondo la ricerca recente di archeologia, le hanno trovato che della tomba di otto, cioè del resti di 8.000 anni fa, che hanno trovato proprio le hanno delle prove che hanno usato metodo antico di stimolare meridiani. Praticamente è antico agopuntura, quindi pensate 8.000 anni fa. Quindi dà, diciamo, la natura, l'idea olistica, l'idea che siamo complementari, siamo miniatura, siamo uniti con l'energia universale, e di conseguenza le hanno trovato questo metodo di antico agopuntura per trattare i malati. Ecco, qui noi l'immagine sopra sappiamo che la medicina cinese usa quattro metodi per fare diagnosi, per arrivare a diagnosi. Guardare, qui questo signore, questo medico, anzi lui accademico, famoso accademico, Wang Qi, gran maestro, e sta visitando un paziente che ha aperto la bocca e sta guardando la lingua di questa paziente. E la mano cosa fa? La mano sta facendo prova, cioè sta provando il polso. Il polso con la mano sinistra, mano destra, per indicare i vari organi interni, per misurare l'energia, non solo per il battito ovviamente, e per capire l'organo interno come funzionano, soprattutto dalla superficie, e riusciamo a capire da quel di polso. E riusciamo a capire il funzionamento, il livello energetico e soprattutto l'equilibrio degli organi interni. Invece, quell'immagine sotto, noi vediamo la parte sinistra, è un argomento, cioè è uno strumento per vedere la lingua. Vedete che lo schermo c'è la bocca e c'è la lingua. Invece, davanti è un tipo di coperchio, dietro c'è un obiettivo. Quindi in un metodo standard per fare, cioè con la luce, con la bocca che apre, che la lingua che appoggia, che tira fuori, e riesce a fare in una standard abbastanza, diciamo, omologa per fare la foto della lingua. Invece l'altro non è una mano, è solo tre sensori per capire il polso. Anche questo in studio, questo è il futuro, perché concentra su questi metodi antichi, ma usando la tecnologia di oggi, perché i metodi antichi, basati sulla teoria di medicina cinese, è molto importante, perché dalla lingua riusciamo a vedere le condizioni, non solo microcircolazione, eccetera, e riusciamo a capire le condizioni, soprattutto all'interno della parte di Fu, cioè delle visce interni, e anche la parte di San, cioè degli organi interni, come funziona. Soprattutto noi possiamo capire se il Qi, l'energia, oppure Xue, il sangue, e come lavorano. Quali parte, se manca qualcosa, c'è eccesso di umidità, c'è manca dello Yin oppure dello Yang. Lo capiamo dalla lingua. E da polso, ovviamente, lo stesso delle prove riusciamo a capire, perché sono dei metodi molto, come si dice, anticipa degli altri strumenti moderni. Faccio un esempio. Nel 2015 l'hanno fatto una prova che 10 volontarie, donne, per capire, per provare questo medico tradizionale cinese con il polso, riesce a capire se fossero incinta. È stata anche una trasmissione a TV, della TV CCTV cinese, quindi quello centrale come la Rai 1. E ho fatto con anche presenza di notaio e di avvocati, eccetera, per capire, cioè quando noi facciamo un record Guinness, così, no? Gli fanno questa gara.
Una parte è un medico tradizionale cinese, l'altra parte invece un ecografo per vedere direttamente all'utero se fosse incinta. 10 donne, 10 donne ovviamente, l'età fertile, le hanno fatto, cioè quando un medico, cioè questo medico, studia, osserva lingua e polso e poi scrive il risultato. Chiuso in busta e dare al notaio. Alla fine 10 risultati, 9 sono uguali, tranne uno che è in dubbio, sono diversi. Allora, rivelando questo segreto, praticamente prende di nuovo questa volontaria che, secondo medicina cinese, è incinta. Il medico dice che questo sicuro, invece, secondo ecografo, dice no, non lo vedo ancora. E allora cosa bisogna fare? Le hanno fatto subito il prelievo di sangue, anche la prova di urina. Effettivamente, anche in pochissimi giorni, questa donna è incinta. Quindi 10 su 10 ha vinto la medicina tradizionale cinese. Per quello che ancora oggi cerchiamo di usare il metodo antico per scoprire delle patologie che oppure noi diciamo come si dice, è una cosa che una sfumatura di cambiamento, una sfumatura di equilibrio, squilibrio, e che molto prima dell'esame laboratorio. Ecco, questo vorrei parlare di questo, diciamo, cenare, questa cooperazione tra la medicina tradizionale cinese e quello dell'ufficiale nel campo, nel settore deoncologica. Ecco, noi sappiamo che il tumore è molto intelligente. Se noi cerchiamo di cura a trattarlo con chemio o con cose mirate, cosa succede? Che per il momento spariscono, che non ci sono più perché abbiamo chiuso la strada, finito. Però tante volte cosa succede? Il tumore è molto intelligente, cercare di sparire da una parte che dove si trova ostacoli, ovviamente, ma di rivivere, di trovare una strada di fuga e di ripresentare nel nostro corpo delle vie diverse. A quel punto cosa possiamo fare? Tante volte che noi diciamo, soprattutto quello tumore mammelle, oppure quello che noi diciamo tumore alla prostata. Allora, sopravvivenza 5 anni è anche abbastanza, diciamo, buona, supera il 90% dopo operazione. Però, se invece cerchiamo di curarlo, e anzi, caricarlo troppo con le sostanze tossiche, il corpo non ce la fa. Come vediamo nell'immagine, quello di sotto. Ecco, è un albero, vedi che questo è un albero, che ci sono due giardinieri che stanno tagliando, tagliando. Invece di tirarlo fuori tutto, lo lascia lì, circondato, che è osservato, viene sempre, diciamo, monitorato, senza togliere completamente, perché togliendo, ovviamente, devo scavare, devo sottrarlo tutto. Che farebbe male il fondamento, questa terra, questo terreno, e invece cerchiamo di circondarlo. Con che cosa possiamo fare? Ovviamente è uno che, diciamo, medico dice: no, no, devo chemioterapia, devo andare fino a quanti cicli secondo protocollo, oppure radioterapia, eccetera. Ma secondo la nostra medicina, la medicina tradizionale, olistica, complementare, integrativa, eccetera, e cerchiamo di migliorare la qualità della vita. Guardiamo più la salute, cioè il benessere della persona che anche soffre di queste gravi patologie, e cerchiamo di farlo stare meglio, di cercare di avere benessere, ma non sta sempre a pensare del negativo, della negatività che potrebbe ancora nascondere nel nostro corpo, monitorare, circolarlo. Ecco, infatti, a oggi in Cina, quando
nel settore di medicina tradizionale, parla molto di convivere con il tumore, invece proprio di sparirlo, di farlo sparire tutto, perché tante volte spariamo anche il nostro corpo. Ecco, qui questo dopo il 2004, dopo il periodo di SARS, è iniziato questa collaborazione tra la squadra dell'accademico Ciambolì della medicina tradizionale cinese, Università di Tianjin, e con l'Istituto Superiore di Sanità, e di fare una ricerca in un laboratorio in comune, fare una ricerca della fitoterapia cinese. Ecco, recentemente abbiamo ricevuto questa delegazione per venire in Italia. Ancora di aprire questo discorso dopo la pandemia, dopo 3 anni di pandemia, di approfondire anche la collaborazione, di sviluppare la ricerca per capire con fitoterapia nel settore di antivirus, antitumore, antietà e cercare di sistema immunitario nel settore anche questo. Ok, nel quest'anno, ecco questo. Volevo dire, già l'Organizzazione Mondiale della Sanità sta molto sensibilizzare questo. Nell'agosto quest'anno in India ha fatto un congresso mondiale della medicina alternativa, TCI, tradizionale, complementare, integrativa. E di là abbiamo il nostro direttore regionale d'Europa, questo dottor Hans Henry Klug, il direttore della regione europeo dell'Organizzazione Mondiale di Sanità, ha parlato proprio l'importanza della medicina alternativa olistica, ha parlato dell'integrarlo, ha parlato anche di rispetto, di rispettare l'esperienza, la pratica. Quello qui possiamo leggere proprio, sono delle parole sue, perché è la cosa fondamentale per tutti quanti e per il benessere, per la salute, health globale. Non stiamo lì a discutere se è scientifico o non scientifico, perché quando nel passato è sperimentato, praticato su essere umano, non può essere che oggi, se non siamo ancora in grado di spiegare tutto e a negare. Anzi, bisogna collaborare, bisogna integrare, bisogna anche vedere la possibilità di praticare nella sua, tutto, la sua sicurezza. E vorrei concludere il mio discorso con le due frasi di Gandhi, perché questo, visto che l'ha fatto il primo congresso mondiale dell'olistico in India, anche noi, il nostro congresso, e vorrei diciamo nominare queste due frasi. E uno con questo si dice che con metodo gentile riusciamo a convincere il mondo. E quello che noi stiamo facendo oggi, il futuro dipende da quello che stiamo facendo. Ok, vi ringrazio e auguro che il nostro congresso abbia un grande successo. Buongiorno, arrivederci.